Ciao a tutti, Rediviva, sono qui finalmente di nuovo a registrare un video sui libri. Sono mancata completamente la settimana scorsa per quanto riguarda appunto i video sui libri. Vi ringrazio per avermi attesa, vi ringrazio per i vostri messaggi, purtroppo non sono stata bene. L'ho già detto nel video che riguardava il beauty che è uscito lunedì, però per chi non mi seguisse lì ho avuto un problema, una sorta di granuloma che si è infettato in una gengiva, mi è venuto un ascesso, mi faceva malissimo il trigemino, mal di testa, mi è venuta la febbre, ho preso gli antibiotici, insomma è andata così. Non ero assolutamente in grado di registrare, non potevo parlare per niente, è stato un trauma perché sono logorroica anche nella vita di tutti i giorni, non solo quando faccio video. Allora, per farmi perdonare, oggi facciamo un bel book haul e sabato vedrete il riepilogo delle mie letture di marzo. So che sono due video che mediamente vi piacciono molto. Inizio col book haul perché sapete che io sono sempre carica di entusiasmo quando ho davanti libri che devo ancora leggere, perché quando vado alla ricerca di varie letture ci sono... Cerco sempre di raccontarvi insomma i motivi per cui determinati libri mi interessano, mi hanno attratta per qualche motivo, quindi lo registro sempre volentieri il book haul. Mettiamoci anche che è un video semplice da registrare e non è cosa da poco, considerato che sono ancora parecchio sfasata, quindi insomma partiamo così e poi sabato vedrete il video riepilogo letture. Prima di cominciare, una comunicazione di servizio. Vi lascio qui sotto in info box un video di Lia, la quale chiede il nostro intervento, di tutti coloro che la seguono, che guarderanno questo video, chiede il vostro intervento, il nostro intervento per scegliere delle letture che deve compiere. È materiale che insomma le servirà sia per le sue letture sia per realizzare dei nuovi video. È una cosa molto interessante che non vi voglio anticipare, ma vi invito caldamente ad andare a vedere il suo video e a partecipare se vi va. Ora partiamo con gli acquisti. Dunque, come al solito ho cose nuove, ho anche una nuova uscita, quindi libri proprio nuovi, comprati nuovi, di vari generi, tanti italiani devo dire per questa volta, poi ho dei libri presi al libraccio, un libro preso al mercatino che è stato un affare, probabilmente il più grosso affare che abbia mai fatto al mercatino dell'usato, poi ho un regalo che ho ricevuto da una persona tra voi e dei libri, delle cose che vi voglio segnalare di mio marito, perché qualcosa leggerò anch'io e comunque c'è una cosa che vi voglio segnalare se non la conosceste. Io direi di partire da i libri nuovi e partiamo con un libro che è un caso letterario senza ombra di dubbio. Parliamo di Gianmarco Griffi con Ferrovie del Messico, editrice Laurana, editore Milano. Se seguite, se bazzicate un po' questa nostra meravigliosa nicchia di lettori sui social, sapete perfettamente che questo è un libro che ha fatto parlare tantissimo di sé, probabilmente anche in maniera sorprendente da un certo punto di vista, considerato che si tratta, se non mi sbaglio, di un'opera prima, o no, non vorrei dire una cavolata, comunque di un giovane autore e di una casa editrice molto piccola, libro che è entrato in dozzina al premio Striga, che è piaciuto a chiunque l'abbia letto. È ovviamente un autore italiano, vi vado a leggere un attimo qua dentro, anche se sapete sicuramente già tutto. Mi ispira tantissimo per il fatto che io credo che ci sia un po' tanta roba qua dentro, sia dal punto di vista della trama, molto originale, ma anche dal punto di vista linguistico e del lessico. Se cercate dell'avventura in questo romanzo ne troverete a bizzeffe, se cercate della letteratura con questo romanzo ne farete una scorpacciata. E già questa è una premessa che mi ispira tantissimo. I luoghi e i tempi. Asti, Repubblica Sociale Italiana, febbraio 1944. Su e giù per le ferrovie del Messico tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso. Poi qui c'è la presentazione in breve dei personaggi, che non vi vado ad elencare, che sono veramente tanti. Dunque, non è un'opera prima, cosa sto dicendo? Gianmarco Griffi vive ad Asti, ha pubblicato Più segreti degli angeli sono i suicidi, Book a Book 2017 e Inciampi con Arcadia nel 2019.
Con Ferrovie del Messico, Gianmarco Griffi ci ha dato un grande romanzo corale, spassoso e commovente, giocoso e profondo, realistico e fantastico, avvincente senza tregua. Scritto con una lingua quasi parlata, sempre cordiale, tanto nel registro comico quanto in quello drammatico, e tuttavia letteratissima. Tra l'altro, l'edizione è veramente, veramente bellissima. Ha questo cartonato ruvido. Qui all'interno c'è una cartina, anche qui dietro. Guardate che bello che è. È un librone perché è un mattoncino di più di 800 pagine, però è molto piccolo il libro. Ve lo faccio vedere vicino ad un Einaudi. Vedete che è abbastanza piccolino, stretto e più basso. E poi è scritto dentro, bello largo, è molto leggibile. Ovviamente ho voglia di affrontarlo, vorrei leggerlo prima della cinquina del premio Strega, vediamo un po'. So che chi l'ha letto tifa già per lui, non vedo l'ora, non vedo l'ora di affrontarlo. Poi, dopo un libro che stranamente è diventato famosissimo, vi mostro un libro invece di cui non ho mai sentito parlare. Questo è uscito nel 2021, se non erro, e mi è stato consigliato da una persona che stimo moltissimo. Parliamo di Luca Doninelli con Tu credi che io dorma? La nave di Teseo. È un romanzo piuttosto sottile che ho già letto, ma ve ne parlerò nel riepilogo delle letture di aprile, perché l'ho letto il primo e il 2 aprile. Mi ha sorpresa moltissimo. È un romanzo che veramente ha colpito nel segno per quanto mi riguarda. L'ho finito ieri sera. Sapete che io voglio sempre far decantare un po' le mie letture prima di parlarne anche in maniera così approssimativa, come si può fare in un book haul. Diciamo che è una storia, sicuramente c'è della metanarrativa qua dentro. È un romanzo che si occupa molto della letteratura. Ci sono tantissime citazioni ad altri a scrittori di varie epoche, di vari generi, ma è una storia che si interroga soprattutto sulla nascita delle storie, sull'esigenza di scrivere storie, sul potere salvifico della letteratura. Lo fa condensando in 140 pagine 5 vicende, se non mi sbaglio, 5-6 vicende di personaggi molto diversi l'uno dall'altro, sparsi nel tempo e nello spazio. Le categorie di tempo e spazio hanno un profondo significato all'interno di questo romanzo e vengono analizzate proprio quando si sofferma sulla narrativa, sul senso della letteratura. Ci sono veramente tanti rimandi impliciti ed espliciti. Sono cinque storie, ripeto, che sono distanti tra di loro, ma in qualche modo collegate, anche se i collegamenti sono più simbolici, è più un collegamento, un gioco di specchi che altro, ma è veramente molto interessante. È un libro dal respiro internazionale. Forse l'avrei voluto più lungo. Allora, diciamo che la maestria dell'autore è stata anche quella di sintetizzare, quando per sintesi si intende proprio il trovare la frase, la parola, l'argomento preciso per scrivere ciò che voleva scrivere. Questa è proprio una capacità che ha avuto l'autore. È il bello di questo romanzo, però mi è piaciuto talmente tanto che avrei voluto anche qualcosa in più. Luca Doninelli, per chi non lo conoscesse, adesso vi dico un attimo. Allora, Luca Doninelli nasce a Leno, Brescia, è il mio conterraneo, nel 1956. Nel 1978 conosce Giovanni Testori, che gli fa scrivere il primo libro, intorno a una lettera di Santa Caterina nel 1981. C'è una serie di altre opere che vengono qui riportate. Poi ha insegnato all'Università Cattolica di Milano, all'Università di Pavia, e attualmente insegna allo IULM di Milano, direttore artistico del Teatro Oscar di Milano. Ha vinto tra gli altri due premi Selezione Campiello, un Green Zaan Cavour, un Super Green Zaan Cavour, ed è stato finalista al premio Strega nel 2000. A me è piaciuto moltissimo, moltissimo, comunque ve ne parlerò. Invece questo che vi faccio vedere ora è un libro di cui vi parlerò già sabato, perché l'ho letto appena uscito, anche perché
mi è stato inviato dalla casa editrice su richiesta dell'autore e parliamo di Marco Archetti con la luce naturale. Un'uscita nuovissima, un romanzo uscito il 14 marzo che io avevo quasi preordinato. Poi ho sentito l'autore che conosco da, personalmente intendo, da 28 anni. Mi ha detto che me l'avrebbe fatto mandare e quindi non l'ho acquistato. Allora, io conosco Marco da una vita, avete sentito? L'ho conosciuto da non scrittore e ho visto la sua nascita come scrittore. Questa è la sua ultima fatica, appunto, edita per Mondadori. Ovviamente ve ne parlerò in modo approfondito nel video di sabato. Intanto vi dico chi è Marco Archetti. È nato a Brescia nel 1976, ha esordito nel 2003 con Lola Motel, cui hanno fatto seguito 20 anni che non dormo, Maggio splendeva, Sabato addio, Sette diavoli e Una specie di vento. L'unico che mi manca da leggere è Una specie di vento, ma ve lo dico già, è qui in questo hall. Poi nel 2019 ha scritto per Lella Costa il monologo La parola giusta e firmato l'adattamento teatrale della storia di Elsa Morante. Insegna alla scuola Walden di Torino e collabora con Il Foglio, è consulente artistico del Centro Teatrale Bresciano. Allora, a me questo libro è piaciuto tantissimo. Dunque, io ho letto quasi tutti i libri di Marco in fieri mentre li scriveva e vi garantisco che se ho avuto qualcosa da dire, anche in maniera critica, gliel'ho sempre detto. Quello che vi racconterò sabato è esattamente quello che ho già detto a lui come feedback rispetto alla lettura di questo libro. Per ora vi incuriosisco solo con, diciamo, la trama in linea di massima di questo romanzo. I protagonisti sono tre fratelli tra i 40 e i 50 anni d'età che si troveranno. Cioè, noi vivremo il loro arrivo e poi il loro soggiorno al cospetto, al capezzale della madre che sta morendo. Sono un uomo, scusate, due uomini e una donna. La sorella, appunto, chiama i due fratelli al capezzale di questa madre, appunto, che sta morendo. Tutta la vicenda è legata all'attesa di questa morte e a ciò che questa attesa comporta nella vita e nell'animo di questi tre fratelli, che sono tre personaggi molto ben caratterizzati, che avranno una grande evoluzione all'interno del romanzo, che pur essendo tre tipi, in un certo senso, sono in realtà tre persone, sono cariche tutte e tre queste persone di grandi ambiguità. Di urgenze che hanno molto a che fare con la vita terrena, che partendo da queste urgenze arriveranno a riflettere sul senso stesso della loro vita, dell'essere al mondo in questo preciso istante molto drammatico e preponderante nelle loro vite. C'è sicuramente qualcosa di esistenziale all'interno di questo romanzo, ma ripeto, la grande forza, secondo me, di questo romanzo è che qui nessuno passeggia al tramonto facendosi domande sulla vita. Tutti e tre questi fratelli hanno urgenze impellenti, pratiche, pesanti. La riflessione esistenziale parte da qualcosa che ha molto a che fare con la prosaicità della vita, con esigenze anche meschine alle volte. Il romanzo è scritto benissimo, secondo me come usa la lingua Marco è incredibile, l'ho sempre sostenuto, ovviamente più passa il tempo, più la scrittura è matura e anche qui c'è una grandissima capacità di trovare la parola giusta, di metterla al posto giusto. Non c'è manierismo, non c'è presunzione, c'è però una grande padronanza e la capacità di scrivere la bella frase, ma la bella frase che ha un profondo senso. Il titolo è molto esplicativo, dice tanto rispetto a quello che sarà la conclusione di questo racconto. Comunque, insomma, ve ne parlerò meglio, ma è un libro che mi è piaciuto davvero tantissimo. Poi, sempre italiani, ma sempre nu libri nuovi, ma parliamo di saggistica più o meno.
Allora, Giovanni Rabboni, La recherche di Proust, episodi e argomenti del romanzo. Questo libro ve l'ho già mostrato nel video che riguardava Proust. Si intitola Il video perché leggiamo ce lo spiega Proust. È un video che vi è piaciuto tantissimo e vi ringrazio veramente molto. Ve lo lascio qui sotto se vi dovesse interessare. Allora, io ho acquistato questo libro che è una raccolta di alcune pagine che sono presenti nell'edizione della Recherche Mondadori, quella stampata per volumi singoli. Allora, le prime 22 pagine sono un'introduzione di Giovanni Rabboni a questo libro e sono 22 pagine preziosissime. Non mi dilungo ora perché ci sarà modo di parlarne anche in un video a parte che riguarderà ancora Proust, lo sto pensando bene, ma arriverà. Sono 22 pagine che ci parlano innanzitutto del perché e del come la Recherche per Giovanni Rabboni, che è il traduttore per Mondadori della Recherche, sia stata proprio abbia caratterizzato profondamente la sua vita. Giovanni Rabboni si è dedicato per decenni alla Recherche, non solo come traduttore, la traduzione gli è costata mi pare 12 anni. Qui ci racconta che peso ha la Recherche nella sua vita, ci racconta dei dilemmi in merito alla traduzione di Proust e non solo, ma si sofferma molto su Proust e ci parla di almeno due o tre temi fondamentali contenuti nella Recherche. Questo nell'introduzione. Poi il libro è diviso per volumi che rispecchiano i volumi della Recherche, diciamo, queste parti sono divise in paragrafi. Che cosa fa Rabboni? In un certo senso estrapola, evidenzia, riassume, come dice il sottotitolo del libro, episodi e argomenti presenti nel romanzo. È una sorta di guida alla lettura, di accompagnamento. Non è un testo di approfondimento critico o analitico rispetto alla Recherche, ma è proprio un aiuto in più per chi legge la Recherche. A me sta piacendo molto, sappiate che se decidete di leggere la Recherche edita per Mondadori nei volumi singoli, queste pagine le trovate alla fine di ogni volume, quindi non è necessario che compriate questo, anche se le prime 22 pagine sono bellissime, però ecco, non so se vale la pena per 22 pagine, però io sto apprezzando molto questa pubblicazione. Poi, restando su Proust, questo libro me l'ha regalato mio marito, di Alessandro Piperno, Proust senza tempo. Questo libro mi attrae da che uscì, da poco, nel 2022 mi pare che sia uscito, perché trovo che sia un bel modo per accostarsi a Proust, che sappiamo tutti fa un po' paura a chiunque, anche ai lettori molto forti, spesso e volentieri. Qui Alessandro Piperno ci racconta qual è stata la sua esperienza d'amore assoluto, come ha conosciuto la Recherche e perché ama Proust. Credo che sia un taglio molto interessante che possa avvicinare anche un lettore non esperto di critica letteraria a questo immenso romanzo, il romanzo del Novecento. Credo che questo taglio sia veramente molto interessante. Qui, più che leggervi quello che c'è scritto nella letta, vi leggo l'indice che secondo me ha più senso. Breve storia di una lunga fedeltà. Avvertenza. Proust e Montaigne, il fascino della modestia e dell'inettitudine. Proust e Céline, alla radice dell'antisemitismo francese. Comunque ci sono degli approfondimenti anche letterari critici, è proprio un saggio questo. Proust e Nabokov, o della calda luce dei ricordi. Proust e Balzac, cauto elogio della volgarità. Proust e Dante, il piacere della vendetta. Proust e Wolf, o del primato dell'arte sulla vita. Proust e Roth, il tempo non fa prigionieri. E adesso voglio di leggerlo subito. Credo che lo leggerò nell'arco del mese di aprile, perché comunque sto andando avanti con la lettura della Recherche e vorrei inserire questa lettura il prima possibile tra le mie letture. Vi dicevo che di questo Hall fa parte anche l'unico romanzo che io non ho ancora letto di Marco Archetti, Una specie di vento, Piazza della Loggia, 28 maggio 1974. Allora, questo è un romanzo che ha un'origine particolare. Allora, Marco Archetti qualche anno fa,
ha realizzato delle interviste per il Corriere della Sera ad alcuni superstiti, ad alcuni sopravvissuti della strage di Piazza Loggia, avvenuta a Brescia appunto il 28 maggio del 1974. Io cerco sempre di dedicare delle letture, specialmente a maggio, a questo evento che è parte della storia, ma direi della vita della mia città. E che cosa fa qui Marco? Non raccoglie semplicemente queste interviste, ma le trasforma in romanzo. Faccio parlare lui perché è meglio. Allora, innanzitutto qui cosa dice? Una manifestazione antifascista che riuniva partiti e sigle sindacali. Una bomba nascosta in un cestino porta rifiuti e un fiume di gente tutto intorno. L'esplosione, dissero i sopravvissuti, fu una specie di vento. Il bilancio, 8 vittime e 102 feriti. Poi indagini, depistaggi, omissioni, mezze verità, 5 istruttorie, 13 dibattimenti e 2 condanne de definitive arrivate nel giugno del 2017, 43 anni dopo. Sapete che poi le cose sono cambiate ulteriormente. Di queste cose vi avevo già un po' parlato, mostrandovi la graphic novel, che non è tanto novel, è solo graphic, di Becco Giallo, bellissima su questo tema. Marco Archetti, scrittore bresciano, avvalendosi di documenti storici e testimonianze di prima mano, compone un romanzo toccante e prezioso che ridà vita alle 8 vittime della strage. Evitando ogni retorica e concentrandosi sulle loro vicende umane, le fa affiorare dal buio ed entrare in scena come in un film. Un atto d'amore e di memoria, e per la prima volta i caduti della strage non solo sono nomi su una lapide commemorativa, ma vengono raccontati come uomini e donne in carne ed ossa, né santi né eroi, in una Spoon River luminosa scandita dalla voce di Redento Peroni. Quella mattina si trovava a pochi passi, e qui va avanti il racconto. Marco ci dice, l'ho letto mi pare nell'introduzione, qui. Questa è un'opera di fantasia. È nata dopo una serie di articoli che ho scritto per il Corriere della Sera. È basata su fatti realmente accaduti ed è stata concepita avvalendosi di numerose interviste e conversazioni. Ma non è una testimonianza strettamente storiografica, è un romanzo. Come tale avanza seguendo le impronte della verità storica e qua e là se ne è discosta per seguire quelle dell'immaginazione. È la storia di 5 uomini e di 3 donne, che prima di essere nomi su una lapide commemorativa erano vivi, dunque né santi né eroi, ma esseri umani come tutti, con i dubbi, le gioie, gli sbarrimenti dell'ardente corpo a corpo con la vita. L'ho scritta con lo sguardo rivolto all'indietro e col pensiero a un presente il cui terrorismo e la violenza hanno riguadagnato il malaugurato protagonismo. L'ho scritta ed è un canto di vita. La morte è in ritardo di 200 pagine. E questo lo leggerò sicuramente a maggio, non c'è dubbio. Poi, ultimi 3 libri nuovi. Ho recuperato per queste edizioni RBA Frankenstein di Mary Shelley. Io l'ho già letto Frankenstein, ma non possiedo copie di questo libro perché non me lo ricordo o mi era stato prestato, l'avevo preso in biblioteca, ma l'ho letto ai tempi del liceo e vorrei assolutamente riaffrontarlo, visto che c'è la possibilità di avvalersi di queste copie che sono anche bellissime. Ho deciso di accaparrarmi questa, sia di queste, di questa collana che di Storie senza tempo. Recupererò ciò che mi interessa, o perché magari voglio una copia più bella di ciò che ho già letto, o perché magari non possiedo, come in questo caso, una copia in casa e quindi decido di acquistarla così. Dire che ho voglia di rileggerlo è dire ecco, veramente, veramente tanta voglia. Volevo capire se c'è qualche aggiunta, no? Perché a volte in queste edizioni ci sono delle appendici, non è questo il caso, ci sono delle bellissime illustrazioni. Niente, lo rileggerò, spero, entro l'anno, comunque il prima possibile. Poi due classici, questo punto un classico, comunque anche questo ovviamente dei primi dell'Ottocento, ho recuperato di Lev Tolstoi La morte di Ivan Ilitch. Io di Tolstoi ho letto solo Guerra e pace e Anna Karenina, qui, no, e anche Felicità familiare, diciamo i romanzi più famosi. Vorrei recuperare almeno questo e Sonata a
Kreuser, non lo so come si pronunci. Ho voluto recuperare questo perché mi sono venute alla memoria delle cose, ho fatto dei miei collegamenti mentali e ho pensato di andare a recuperare questo libro. Allora, di cosa parla? Allora, pubblicato nel 1886, questo racconto descrive la vita di Ivan Illich, un borghese di buona famiglia, discreta intelligenza e qualità mondane, costantemente preoccupato del parere dei superiori che potrebbero agevolarne la scalata sociale. Anche il matrimonio sembra confacersi alla pratica di vita da lui perseguita nella vita professionale. Cadendo da uno sgabello, ho saltato dei pezzi, e Ivan Illich accusa un forte colpo al fianco, un dolore che con il passare del tempo si farà costante, costringendolo a peregrinare da un medico all'altro per cercare di venirne a capo. Nella situazione di disagio indotta dalla malattia, cambiano così le sue priorità. Nell'avere pietà di se stesso, comincia a essere sempre più insofferente verso il rumoroso disinteresse della gente sana. Nessuno lo comprende né gli presta ascolto, tranne un giovane servo che si prende cura di lui con straordinaria serenità. E qui va avanti. Ispira molto questo aspetto di analisi della malattia, del disagio fisico, che può andare in un certo senso anche a rivedere le priorità nella vita di una persona. È comunque un classico che volevo recuperare, anche questo, vista anche la brevità, spero di recuperarlo quanto prima. E poi questo è uno degli acquisti di questo mese che mi attrae di più. Questo è un classico dei primi del Novecento di questo autore, Gustav Meyrink. Si scrive così, si intitola Il Golem. È scritto in tedesco, originariamente è scritto in tedesco, è edito per i Classici Pompiani in questa collana che a me piace tantissimo, con la copertina semirigida e assolutamente molto molto leggibile. Vi leggo brevemente qui dietro e poi vi spiego qual è stato il mio interesse immediato nel momento in cui sono venuta a conoscenza dell'esistenza di questo libro. Un uomo scambia il suo cappello nel Duomo di Praga con quello di un certo Athanasius Pernat e rivive come in un sogno l'esistenza di costui. C'è del magico, c'è del fantastico. A questo inizio casuale si aggancia la vicenda del Golem, il robot avanti lettera, cui una parola infilata tra i denti conferisce una vita provvisoria, tanto più violenta perché in lui si concentra una forza che ha solo poche ore per scatenarsi. Questa esplosione di energie nel mondo segreto e malato in cui si muovono i personaggi di Gustav Meyrink crea una tensione insieme a un incanto che caricano di nuovi significati l'antica leggenda praghese legata al nome di Rabbi Loew. Il Golem è un capolavoro della letteratura gotica che dal 1915 spaventa e affascina i lettori del mondo, trascinandosi nelle atmosfere di una Praga molto dark che rivela il lato scuro di paure ancora oggi serpeggianti. Allora, c'è tra l'altro una bellissima introduzione, no, non è vero, forse una postfazione, esatto. Che ho già un pochettino sbirciato. Allora, il Golem. Il Golem perché? Perché la leggenda del Golem a Praga prende spunto, si avvia tutta la vicenda delle favolose avventure di Cavalier and Clay di Michael Chabon, che io ho amato moltissimo. Poi, secondo voi, chi ha trattato della tradizione ebraica del Golem e dell'uomo robot ante litteram, se non Michele Mari in tutto il ferro della Torre Eiffel? In 220 pagine, quell'uomo è stato in grado di parlare veramente di tantissimo che riguarda la letteratura e la cultura europea in generale. Mi ispira immensamente, mi ispira immensamente questo libro ambientato a Praga dei primi del Novecento, questo gotico che intreccia magia, fantasia, forse qualcosa di oscuro alla tradizione religiosa, alla tradizione popolare. Credo che sia veramente molto, molto, molto interessante.
Poi andiamo a ciò che ho preso alle braccio. Allora, il primo recupero lo devo a Giovanna De Sabata, che ha parlato a lungo di questo libro, e stiamo parlando di Chaim Potok con Danny Leletto. Edito per Garzanti, io l'ho trovato in questa edizione economica, c'era anche in rigida, a dire la verità, ma costava di più ovviamente, ma a parte questo lo preferisco così, è decisamente più maneggevole. Si tratta di una storia di formazione a New York nel quartiere ebraico, che però mette a confronto anche due modalità di intendere l'ebraismo. A Brooklyn, negli anni della Seconda Guerra Mondiale, due ragazzi, Raven, Malter e Danny Saunders, si incontrano sul campo di baseball nel corso di una partita che presto assume i connotati di una guerra santa. Entrambi ebrei, Danny e Raven, appartengono a due diverse comunità religiose che da sempre si guardano con sospetto e diffidenza. Raven, figlio di uno studioso del Talmud, è quello che Danny, sciassito intransigente, definisce sprezzantemente un apikoros, cioè un eretico, che ha l'ardire di profanare la lingua sacra studiando le materie scolastiche in ebraico anziché in yiddish. La ferita che Danny infligge a Raven durante la partita è anche una ferita simbolica di sfregio e di sfida, e insieme la cerniera narrativa che consente a Potok di mettere a confronto due modi di concepire la fedeltà alla tradizione e di vivere l'esistenza. La bellezza della scrittura di Potok riluce soprattutto nell'ascolto che egli riesce a prestare a questi immensi silenzi familiari, gonfi di tensione, che legano biologicamente i padri ai figli. Antichi linguaggi muti che dicono più col silenzio che con le parole di una vita intera, perché le parole sono crudeli, nascondono il cuore che parla per tramite del silenzio. Credo che ci sia anche un bel racconto di amicizia e di formazione, per l'appunto, anche questo mi incuriosisce moltissimo. Poi un libro che ho preso sull'onda di Warlock, che ho appena letto. Vi ho detto che a partire da Lonesome Dove, tutte le storie che hanno a che fare con la frontiera, con l'western americano, mi stanno ispirando moltissimo, però mi sono resa conto, soprattutto avendo letto Warlock, che c'è tanto, tanto di più di questa epica un po' folcloristica e di genere che noi abbiamo nella mente, perché ricordiamoci che per noi l'western è un genere, ma per gli statunitensi tutto ciò che è western è romanzo storico alla fine delle finite, no? Questo è un libro decisamente molto famoso. Sono contentissima di averlo trovato al libraccio, in questo caso edito per Fanucci. Si tratta di Thomas Berger, Piccolo Grande Uomo, ed è forse l'esempio più alto di western revisionista. Revisionista perché? Perché ci racconta una vicenda, un'avventura di frontiera che ha per protagonista un ragazzino che mette in discussione tutti i paradigmi, tutti i topoi che riguardano il tipico romanzo western. Perché? Perché la storia di questo ragazzino, che per ragioni che scopriremo solo leggendo, viene allevato da una tribù di nativi per un certo periodo, per lunghi anni, per una decina d'anni, e poi è reinserito nella società degli Stati Uniti che stavano nascendo. Ovviamente il suo punto di vista è un punto di vista diverso da quello degli altri, perché ha vissuto cose diverse, ha conosciuto i nativi, e quindi in questo libro ci restituisce anche una realtà storica che dai romanzi western è poco indagata. È un libro famoso anche grazie al film, che è ancora più famoso, il romanzo che il cinema ha trasformato in mito ed è considerato dalla critica il capolavoro della letteratura western del Novecento. Sì, ho ancora batteria. Allora, la verità è sempre composta da piccoli dettagli che, quando li si va a ripetere, sembrano ridicoli. Sono le parole di Jack Crabb, che all'età di 111 anni è la voce narrante del capolavoro di Thomas Berger, e racconta come da bambino sia stato rapito dal Pelle Rossa insieme con la sorellina, e poi è tornato solo da grande nella società civile, tra virgolette.
abbia imparato a vivere secondo nuove regole, nuovi canoni, partecipando anche alla battaglia di Little Bighorn. Un western revisionista che smitizza il West, così come è sempre stato narrato, in cui trovano posto l'ironia, il sarcasmo, ma anche il rispetto per la cultura pelle rossa e la denuncia del genocidio. Un grande affresco storico sorretto da una padronanza assoluta dei ritmi narrativi e da uno stile scintillante, in grado di trasportare il lettore in un vorticoso andirivieni di dramma e commedia, romanticismo e satira, perfettamente reso nell'elegante e accurata traduzione di Luciano Bianciardi. L'autore, nato a Cincinnati nell'Ohio, ha lavorato come libraio, come giornalista, prima di vedere pubblicato il suo primo romanzo. Delle sue opere è essere stato adattato per il cinema, oltre a Piccolo Grande Uomo, in cui indimenticabile è la performance di Dustin Hoffman, è stato I vicini di casa, Neighbors, l'ultimo film di John Belushi con Dan Aykroyd. Ho molta, 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 molta voglia di leggerlo e poi ho comprato un libro solo ed esclusivamente, anzi quasi solo esclusivamente per la copertina. Allora, l'autore è Vikram Chandra, che è un autore indiano che però vive negli Stati Uniti, insegna all'Università degli Stati Uniti. Io di suo ho già un libro in realtà da leggere, ambienta tutto in India, questo autore. Però io ho visto questo, era nel cellophane, quindi era nuovo alle braccia. Questo libro con questa copertina, e non ho potuto lasciarlo lì, si intitola Amore e nostalgia a Bombay. Io l'ho visto così, era nel cellophane. Poi vado a casa, tolgo il cellophane e trovo questo. Queste sono locandine, sono riproduzioni di locandine di Bollywood. Guardate che roba. Poi trovo questo. Allora, al di là del fatto che i caratteri che sono utilizzati sono quelli che vengono utilizzati per le locandine di Bollywood, quindi tutto molto coerente, ma poi le pagine sono tutte così. È nuovo di zecca questo libro. E in fondo di nuovo così. Ora, io non ho capito neanche se questa è una raccolta di racconti o un romanzo, perché sinceramente da ciò che leggo qua dentro mica tanto si capisce. Quindi, qui c'è scritto solo: una Bombay inedita, regno del cinema e dell'informatica, una metropoli contemporanea di sangue misto e ideologie non meno miscidate, ma ancora sempre più la città dell'oro, come già richiamata ai tempi del Raji, miraggio dei molti e riserva privilegiata di pochi. Poi vengono citati dei personaggi. Io non ho capito se appunto si tratta di racconti o di un romanzo, ma non importa, lo leggerò. Mi ispira tantissimo, tra l'altro ho tantissima voglia di andare in India, anche perché ho letto di recente La città della vittoria di Rushdie, ho ancora altro di Rushdie da leggere, ho Arundhati Roy, ho questo e l'altro di Vikram Chandra, insomma, ne ho di roba da andare a spulciare. Poi gli ultimi due acquisti al libraccio sono due saggi. Allora, uno, quando l'ho visto, ho detto, non so se a voi capita, ci sono dei libri che li guardate, leggete il titolo e siete folgorati, sapete che quello lì è il libro giusto in quel momento che ve lo dovete portare a casa. Poi non fa niente quando lo leggerete, ma dovete averlo. Allora, questo è un saggio storico, anzi, è una raccolta di saggi di Gioacchino Volpe che si intitola Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana. Edito per Donzelli, collana virgolette. Questa è una raccolta di saggi di questo studioso, pubblicati per la prima volta tra il 1907 e il 1912 e poi raccolti dall'autore in un volume nel 1922. Analisi dell'eresia dei patari o patari, delle esperienze dei valdesi, del grande movimento francescano e altri fenomeni religiosi che caratterizzano l'Italia tra l'inizio del secondo millennio e il 300. L'autore mette sotto osservazione le trasformazioni dell'intera società medievale, quindi diciamo che è una raccolta di saggi che secondo me renderà la lettura un pochino più semplice rispetto a che se fosse un'opera unitaria. Perché appunto li si possono dividere, li si può scegliere anche,
per argomenti, diciamo così, che attraverso la lente su appunto le sette reticali, la storia della Chiesa, va a analizzare il Medioevo italiano. Io mi sono incuriosita rispetto soprattutto a certe eresie leggendo Il nome della rosa e avrei voluto appunto approfondire un po' certi argomenti e secondo me questo è il libro perfetto per farlo. Tra l'altro c'è una lunga introduzione a questo libro, vediamo dove arriva. Tutta questa parte è introduzione al libro di Cinzio Violante e leggendo l'indice credo che possa esserci di qualcosa di molto interessante, anche perché ci sono anche dei rimandi all'attualità, almeno all'attualità dell'autore, cioè a come certe cose accadute rispetto a questi argomenti abbiano portato dove siamo rispetto, per esempio, Chiesa e democrazia, Chiesa e Stato e città, Chiesa e democrazia moderna, discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1907-1908. Mi interessa veramente tantissimo. E poi un altro saggio, questo è famosissimo, non ha bisogno di presentazione, di Leslie Fiedler Fricks. So che è molto molto conosciuto il saggiatore, in questo caso questo è usato, è l'analisi, il racconto, la storia dei Fricks nell'arco della storia dell'uomo. Ci sono anche delle fotografie che guardo prima perché alcune ho notato non sono facilmente presentabili in video. È la storia di questo fenomeno antropologico che mi attrae veramente tantissimo. Quando l'ho trovato usato l'ho preso subito. Andiamo ora veramente alla fortuna gigantesca che ho avuto al mio mercatino. Allora, ogni tanto me lo chiedete sotto i video, io mi riferisco alle bancarelle fisse che sono presenti sotto i portici tra via 10 Giornate e piazza della Vittoria a Brescia. Sono bancarelle aperte dalle 10 del mattino fino alle 6 del pomeriggio, mi sembra. Non è il mercatino più fornito del mondo, ci sono delle volte in cui ci vado e non trovo veramente niente. Non è uno di quei mercatini dove trovate l'occasione dell'usato, l'ultima uscita usato che trovate lì per caso. È molto molto difficile trovare questo tipo di occasioni, ma stavolta io a 2 euro mi sono portata a casa Di chi è la colpa di Alessandro Piperno, libro uscito nel 2021, copertina rigida Mondadori. È l'ultimo romanzo di Alessandro Piperno, perché dopo questo ha scritto appunto quello su Proust che vi ho fatto vedere prima. Se mi seguite da un po', forse vi ricorderete che io, forse 2 o 3 anni fa, avevo detto che non mi ispirava particolarmente Alessandro Piperno. Avevo letto qualcosa qua e là di Con le peggiori intenzioni, che tra l'altro ho regalato a mia sorella ma che mi riprenderò, e mi sembrava una scrittura piuttosto pretenziosa. Devo dire che nel tempo ho un po' cambiato idea, cioè non posso dire di aver cambiato idea perché in realtà un romanzo intero di Piperno non ho ancora mai letto, ma credo che allora fossi alimentata tanto da un pregiudizio che ora non ho più. Questo pregiudizio mi si è trasformato in desiderio di conoscenza. Ho trovato questo a 2 euro, cosa facevo? Lo lasciavo lì, mi ispira tantissimo, ne ho sentito parlare benissimo da un sacco di persone di cui mi fido molto e niente, lo leggerò ovviamente. Poi vi mostro 3 libri che mi sono stati regalati da Maria Rita. Maria Rita, ti ringrazio. Allora, mi ha scritto e mi ha detto che aveva questi libri in libreria di cui voleva disfarsi, mi ha chiesto se fossi interessata e ho accettato il suo regalo. Allora, il primo che vi mostro è questo di Fred Vargas, I 3 evangelisti. Allora, Fred Vargas è uno scrittore francese che scrive thriller gialli, da quello che ho capito, che mi ha sempre attratta, mi ha sempre incuriosita, ma non ho mai preso in mano. Devo dire che è tanto che non leggo questo genere, che è stato un genere che mi ha accompagnata a lungo nella mia vita. Leggere thriller o comunque simil thriller è qualcosa che mi intrattiene in maniera piacevole, mi fa sviluppare il cervello, se sono scritti bene mi piacciono e di questo autore mi fido molto. Questa in realtà è una raccolta dove sono protagonisti appunto i 3 evangelisti, che raccoglie
Chi è morto alzi la mano, un po' più in là sulla destra, e io sono il tenebroso. Si tratta di tre personaggi particolari, tre giovani storici allo sbando e uno sbirro in disarmo non sembrano la squadra più idonea per risolvere delicati e sfuggenti casi di omicidio. Eppure a volte istinto e improvvisazione arrivano più lontano di quanto si possa immaginare. Quindi ci troviamo di fronte a questi personaggi un po' bislacchi che affronteranno tre avventure. Anche questo tantissimo voglio di leggerlo. Magari un libro alla volta, non necessariamente tutti e tre, uno via l'altro. Ma grazie Maria Rita perché ho tanta tanta voglia. Poi, una raccolta di racconti di Niccolò Ammaniti, di cui non conoscevo l'esistenza, Il momento delicato, io non ho mai letto nulla di Ammaniti. Ho recuperato un libro all'usato tempo fa, ma non l'ho ancora letto. E questa è una raccolta di racconti, anche qui mi intriga tantissimo per il fatto anche qui di poter diluire la lettura dei racconti all'interno del mese, delle settimane, e mi ispira veramente, veramente tanto. Quindi anche questo è qui da leggere. E poi una biografia storica di Alessandra Necci, Caterina de' Medici, un'italiana alla conquista di Francia. Anche questo mi ispira tanto, le biografie storiche mi intrigano sempre molto, quindi anche qui sono contentissima di avere questo libro da leggere. Poi vi faccio vedere delle cose che sono di mio marito. Allora, uno è il regalo che ha ricevuto da mia figlia per la festa del papà. Allora, mia figlia generalmente vuole farci dei pensieri alla festa del papà, alla festa della mamma, al nostro compleanno, però non ha grandi disponibilità, ovviamente non vogliamo neanche che i suoi risparmi li spenda per farci dei regaloni. Mi è venuto in mente che avevo visto in libreria che c'era un'offerta, una promozione Fanucci di 2 libri a 9,90 euro. Quindi siamo andati in libreria, siccome c'erano dei titoli che a mio marito interessavano, e abbiamo deciso di regalargli questi 2 libri. Parliamo di Noi di Eugen Ivanovich Zamiatin, chissà come l'ho pronunciato, e di Arthur Bernard con Belfagor, Il fantasma del Louvre. Ora, queste 2 edizioni sono stupende, però io non ci arrivo, non capisco, no, proprio è fuori dalla mia logica. Io non capisco per quale motivo questi non sono bollini, questi che ho scritto 2 romanzi a soli 9,90 euro, ma sono nella stampa della sovracoperta. Perché? Perché? Tra l'altro le copertine, le sovracoperte erano anche bellissime. Per fortuna che l'interno del libro è molto bello, perché sono così all'interno, vedete, sono anche belli compatti, piccolini. E mio marito non è d'accordo perché lui non vuole mai togliere integrità al libro, però io li terrei in libreria così. Perché a me questa cosa dei bollini stampati manda i matti, cioè veramente non capisco la logica, non capisco se è una questione di risparmio, non capisco, cioè non capisco. Se sapete perché ogni tanto fanno queste cose qua, ditemelo, perché io veramente non ci arrivo. Allora, quello che sicuramente ho più voglia di leggere io è Noi di Zamiatin. Noi di Zamiatin è considerato il primo distopico del Novecento. Quello da cui forse anche George Orwell prese ispirazione per 1984. Si tratta di un autore russo, mi leggo qui dietro, perché mio marito era interessato, perché 1984 è uno dei suoi libri preferiti, quindi era curioso di leggere anche questo. Allora, Zamiatin è nato a una città che non pronuncio, nel 1884, ingegnere navale di professione, esordì nel 1909 con il racconto Odin. Seguirono il romanzo In capo al mondo del 14, che gli scostò un processo per antimilitarismo e idee sovversive, i racconti Gli isolani del 17 e Il pescatore di uomini del 21, nei quali l'ambientazione riflette le esperienze di un soggiorno in Inghilterra dopo la rivoluzione. La pubblicazione del romanzo Noi, uscito in Inghilterra nel 1924 e su un giornale di emigrati a Praga nel 1927, accentuò l'ostilità già creatasi intorno a Zamiatin per la sua posizione di intellettuale comunista lontano dalle forme del dogmatismo. Nel 1932, grazie all'intervento di Maxim Gorky presso Stalin, riuscì a lasciare la Russia e si stabilì a Parigi con la moglie, dove morì nel 1937. E ci sono altre opere
qui citate. Questa edizione, tra l'altro, contiene un saggio proprio di George Orwell, rispetto a questo romanzo, che si intitola Libertà e felicità. È un saggio recensione di Noi di Zamiatin di George Orwell. Questo voglio recuperarlo quanto prima. Questo deve essere super mega divertente. Belfagor è famosissimo per il cinema, più che per il libro. Quale segreto si cela dietro il fantasma che con mantello e maschera si aggira nottetempo per le stanze del Louvre nella sala degli dei barbari? Chi è e perché terrorizza Parigi, rendendosi responsabile perfino dell'uccisione di un custode? Tutta la città è in fermento, i giornali non parlano d'altro. La polizia, guidata dall'ispettore Menadie, brancola nel buio, mentre Belfagor, così viene soprannominata la strana creatura, dal nome della statua accanto alla quale appare, continua a mostrarsi per poi svanire nel nulla. In un susseguirsi di colpi di scena, un giovane ambizioso giornalista, Jacques Bellegarde, insieme al re dei detective, Chantecaud, si mettono sulle tracce dell'enigmatico e oscuro fantasma. È apparso in 59 puntate sul giornale Le Petite Parisienne dal 28 gennaio al 28 marzo del 1927. Il fantasma del Louvre ha suscitato la fantasia di numerosi cineasti. Una prima versione su celluloide è stata girata immediatamente dopo l'uscita del romanzo nel 1927. Un film muto in bianco e nero sceneggiato dallo stesso Arthur Bernard, che credo che sia famosissimo. Questo autore è nato nel 1871 a Parigi e è morto nel 1937, come Zamiatin. Esatto. Scusate, no, Zamiatin è nato nell'84, 1884. È stato scrittore e sceneggiatore francese, autore molto prolifico, ha pubblicato quasi 200 romanzi. Nel 1965 Belfagor ha avuto una famosa trasposizione filmica in un sceneggiato TV di Claude Barman con la straordinaria interpretazione di Juliette Gréco. Dal romanzo è stato anche tratto l'omonimo film diretto da Jean-Paul Salomé nel 2001 con Sophie Marceau e Michel Serrault. Deve essere divertente, molto molto interessante. Poi volevo segnalarvi che sta uscendo col Corriere della Sera e con la Gazzetta dello Sport una collana dedicata al Giappone che mio marito sta raccogliendo. Al momento in cui registro sono usciti i primi tre numeri, ve li segnalo se siete appassionati perché sono bellissimi, bellissimi, veramente qualità eccelsa. Costano quasi 10 euro l'uno, non poco, ma sono fantastici. Tra l'altro, mio marito è davvero tanto, tanto appassionato di Giappone, ma secondo me, se appena appena siete incuriositi, per me queste sono pubblicazioni notevoli perché innanzitutto sono 25 e sono divise per argomento. Quindi diciamo che facendo questa raccolta voi avrete in ogni pubblicazione un focus diverso. Allora, il primo che è questo è La ricerca della felicità, poi La perfezione della natura, Tokyo, L'arte della tavola, La cultura pop, La scienza della guerra, La tradizione artistica, Arti marziali, L'ideale di bellezza, Kyoto, il fascino dell'effimero, tecnologia e progresso, il culto dell'imperatore, il senso del vuoto, ritualità quotidiana, folklore e leggende, misteri di una lingua, i luoghi del sacro, la terra della rinascita, il mare fra cultura e natura, superstizioni e credenze, moda e identità, una geografia di isole, spiriti, dei e divinità e il teatro e la maschera. Quindi capite che avete in una pubblicazione relativamente sottile e comunque molto accessibile perché credo che il taglio sia decisamente divulgativo, è un quadro generale sul Giappone. Ma la cosa più bella sono le fotografie, cioè queste pubblicazioni sono costellate di fotografie meravigliose, carta molto pregiata, ripeto, è piuttosto costoso sicuramente. Allora, questo, scusate, questo era il secondo. Il primo è questo, La ricerca della felicità. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia! Dicevo, sono sicuramente pubblicazioni di una certa pesantezza economica, ma guardate che cosa avete.
cioè se siete interessati, mamma mia, se siete interessati io ve li consiglio caldamente, mio marito è felicissimo, ma li voglio assolutamente leggere anch'io. E questo è Tokyo, guardate che roba, non posso non segnalarvi questa uscita, magari la conoscete già, anzi sicuramente la conoscerete già, ma guardate che roba, io veramente voglio iniziare a leggerli un po' alla volta, perché prima o poi questo viaggio in Giappone lo faremo anche. Devo dire che è più appassionato lui di me, senza ombra di dubbio, però un po' per osmosi l'interesse me l'ha attaccato, e è un viaggione da pensare di fare in tre per mille motivi, ma prima o poi ce la faremo, quindi insomma voglio portarmi avanti e leggere qualcosa. Con questo ho terminato, spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, che vi abbia magari dato qualche spunto. Se volete lasciare dei commenti in merito a qualcuno di questi libri, fate pure, occhio agli spoiler. Sui libri che ho già letto ci aggiorneremo quanto prima, man mano poi io vado avanti a leggere e vi saprò dire di un po' di queste cose che avete visto oggi. Come sempre vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima se vi va. Ciao!